non saprei proprio come sai, non saprei come cominciare stavo pensando no dimmi classico buonasera ben trovati no, a Nautilus no degli anni 90 <ride> <ride> non va anni 80 anni eh, 80, 80 ben ci trovati ci, <ride> vo <ride> <ride> Mentre ci vorrebbe qualcuna che gira che qui gira sì, sì, 80 sì, piena di pagliette tv sì piena <ride> insomma <ride> no, po vabbè. poche pagliette nei punti giusti sì, esatto esatto eh, TV, vabbè, siamo qui tv 2020 come potremmo cominciare Eccoci, eccoci. Scusate, questo è Nautilus, è il vostro appuntamento con l'altra attualità e anche con le altre presentazioni, sì. l'altro modo di presentare. Ci, oggi ci siamo fissati, fissati così. No, la cultura fa irruzione nell'attualità e viceversa, è veramente un altro modo di guardare all'attualità quotidiana e anche oggi crediamo di aver scelto dei temi. Che possono incuriosire, eh, ovviamente suscitare un ragionamento, magari anche una reazione polemica, però cerchiamo sempre di stuzzicare un po' la fantasia e soprattutto di uscire un po' dai canoni veramente del, del quotidiano. Che non dico che abbiano stufato, perché ovviamente siamo sempre noi a raccontarveli qui sul canale 264 del digitale terrestre, però. Ovviamente quando si arriva al sabato sera c'è bisogno, no? C'è bisogno che ci siano degli altri spunti e soprattutto di far capire che poi c'è anche un mondo parallelo, no? Che va che continua a, a, ad andare avanti, no? E, e qui è... potremmo citare gli universi paralleli eh, e qui potremmo citare qualcosa <ride> che nella prima parte, in questa prima parte di trasmissione, sono sicuro che susciterà in voi una grande curiosità, perché eh, qui eh, c'è proprio il tema del non è vero, ma ci credo. Esatto. Pensa a mio sì. fratello, che è uno dei componenti, perché ovviamente raccomandato di questa, di questa <ride> redazione. Eh, aveva attaccato nella sua camera il poster di un oggetto volante non identificato, eh. quindi meglio conosciuto come? come UFO, con sotto la scritta I want to believe. Io ci voglio credere. Eh sì. Ed è proprio questo il tema, perché è un tema anche, e qui vengo alle tue, alle tue competenze, è un tema anche filosofico. No? Ah come no, assolutamente. C'è vita, vita oltre quella che noi conosciamo, no? Esatto. evidentemente. Anche perché poi, tra l'altro, ti dico una cosa, eh. la domanda ce la facciamo, ma ce la facciamo sulla base di alcuni segni inconfondibili. O rumori che vengono dall'universo, dallo spazio, da nella voz di casa <ride> sì, che poi possono essere anche, anche fraintesi esatto, no? evidentemente. Esatto, esatto. O comunque avvistamenti assolutamente. E se ne parla anche di recente: tantissimi. E noi siamo, abbiamo preso spunto proprio da una notizia che arriva a, so, da una fonte eh, ufficiale per certi versi, da, da una persona che ha ricoperto un ruolo. Uh, in un grande paese democratico, uh, importante proprio per quanto riguarda uh, lo spazio, ma ci arriviamo prima ci introduce tutto questo film che ha fatto la storia proprio di questo racconto di questo tema, un film firmato da Steven Spielberg che parla di incontri ravvicinati del terzo tipo R 10 comandamenti metti la tabi quel film dura più di 4 ore ho detto che potevano vederlo solo per 5 minuti Pronto? Ciao Ronnie, sono Earl. Ciao, Earl. Mi serve tuo marito, è in casa. Cosa? Deve fare un controllo è subito. So solo che Roy non può guidare di notte senza di me. Devi venire subito, abbiamo un problema aspetta, con la tensione. Aspetta, 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 ora glielo dico. Ehi, tesoro? Ferroviere? C'è cioè, Earl al telefono. Un secondo. Pronto? Ciao Nido, stammi a sentire. Prendi il furgone e vai alla sottostazione Gilmore. C'è un'inspiegabile caduta di tensione. La rete che serve quella zona, è fuori servizio. Ehi, pa, Neri, eh, Neri! Io ho paura del buio. Neri! Il buio e l'atterraggio evidentemente di questo UFO che poi guiderà ovviamente tutta la narrazione del film, Spielberg, è uno di quelli che fa capire che lui in fondo ci crede. E credere è anche come dire, un termine un po' labile rispetto sì. all'avvicinamento oggi che vogliamo fare dal punto di vista televisivo e culturale a questo, a questo mondo. Per questo ne parliamo con un uh, centro studi, è proprio il centro studi eh, italiano, anzi è il centro italiano di studi ufologici ufology, ed è eh, con noi Edoardo Russo, ben trovato. Buonasera, buonasera, buonasera. Che fa parte proprio di questo centro studi che ha eh, sede a Torino, se non sbaglio Russo. La sede legale è a Torino, sì. A Torino, sede legale, ovviamente, tutto in regola. Non <ride> è perché si parla di UFO che uno fa le cose così. Così, <ride> esatto. Sì. Rimaniamo con i piedi per terra, si potrebbe, dire, <ride> si potrebbe dire così. Noi siamo partiti da una notizia, Russo. Questa qui, la facciamo vedere, una notizia che arriva da, da Israele. Questo è il sito eh, Dagospia, alieni e alienati. La prosa di Dagospia, Russo, è sempre un po' irriverente, eh. non ci faccia caso. Grande verità segreta o trovata pubblicitaria. L'ex direttore del programma di sicurezza spaziale israeliano Haim Heshed lancia la bomba. Trump era sul punto di rivelare l'esistenza degli alieni. Ma la Federazione Galattica non vuole creare isteria Pensate. di eh, massa. Eh, si eh. presuppone, ovviamente, c'è anche appunto ironia nel pezzo di Dagospia, eh, che sia una trovata pubblicitaria perché è proprio uscito un libro. Eh, di, di questo ex addetto alla sicurezza spaziale per, per quanto riguarda Israele. Lei che cosa ci può dire di più rispetto a questo personaggio e a questa notizia? Beh, intanto bisognerà aspettare che si eh, depositi un po' il polverone mediatico iniziale. Certo. Però Giada Cospia mette la dicotomia in bella evidenza dicendo è una grande rivelazione o è una trovata pubblicitaria. Beh, sicuramente l'intervista, che è quella da cui poi è partito tutto sto cancan -can mediatico, è una trovata pubblicitaria, nel senso che questo signore, che ha i suoi begli anni, infatti la chiave qui è ex direttore, sì, sto, sì. è stagionato, parliamo di tempi andati, ha scritto un libro. Allora, qualche anno fa si diceva che quando una serie televisiva, i classici, una volta li chiamavamo teleromanzi, poi adesso li chiamano serie, eh, arrivava la puntata con Lufo, voleva dire che erano arrivati alla frutta come idee. <ride> e adesso capita con una certa frequenza invece che ehm, personaggi, diciamo in disarmo, in pensione, eh, per sbarcare il lunario nel produrre le loro memorie, ci aggiungano a volte, e eh, non sempre, ma capita con una certa frequenza. Lufo poi i mass media tendono ad avere, ahimè, come il pubblico in generale, la memoria del pesce rosso, e quindi ogni volta sembra che ci siano le grandi rivelazioni, le grandi novità, poi queste finiscono nel nulla e dopo qualche mese siamo pronti a sentire qualcun altro che si fa avanti con la sua mm. rivelazione. Il più o meno... Quindi, quindi Russo, scusi, per il, centro, per il suo centro studi, il centro studi di cui fa parte, questa notizia... Mh, è non, priva ha, di fondamento. non ha molto fondamento. No, no, il fondamento ce l'ha, c'è una persona che fa un'affermazione. Sì. Voi pensate che tutta l'ufologia si basa su persone che affermano, ad esempio, di aver visto qualcosa e non sì. sono senza fondamento. Vanno guardate una per una, non ci sono regole generali, vanno vagliate in base alla loro attendibilità, in base alla documentazione. Però c'è un principio base di quello che è la scienza che dice che ad affermazioni eh, straordinarie devono corrispondere prove straordinarie. Non è sufficiente che una persona si alzi e dica vi dico io qual è la verità e poi non ci metta in condizione di verificare niente certo. di quello che afferma. Se lo ma facesse il signore all'angolo della strada, nessuno gli presterebbe attenzione Se arriva qualcuno titolato, ma questo è un vecchio gioco retorico, l'argomento d'autorità, e che dice io vi so raccontare i grandi segreti, ecco che questo assume, almeno in una prima approssimazione, un'attendibilità eh, apparentemente maggiore. Però, 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 ha fatto l'errore di citare Trump, Ecco, allora, ah. poi provate a pensare. Ci spiega cosa si... c'entra Trump in questa vicenda. Anche lui è di moda, o perlomeno è stato di moda fino, fino a poco fa, però se mai Trump avesse avuto un qualche, una qualche nozione di questo argomento, e tra l'altro lui ha rilasciato interviste toccando questo argomento, ci avrebbe seppellito di tweet di quello che sapeva, vedeva, conosceva, eccetera, eccetera. Mm. Poi per carità, se vogliamo metterci a parlare di federazione galattica... Ah ecco, eh, meno male Russo che ci è andato lei, perché mentre parlavate mi, eh, pensavo di essere io, no? un po' disorientato, ma a me la cosa che colpisce più di tutte è la Federazione Galattica che presuppone... Non vuole creare no esteria di mano. Eh, esatto, cioè presuppone un'organizzazione ben strutturata, no? solida, consolidata. Questo a me stupisce un po' più delle altre cose. Siamo molto lontani nella realtà concreta di tutti i giorni da quello che è un, un concetto invece da fantascienza, da romanzo di fantascienza che è eh. la federazione galattica. Esatto. Okay. Russo, un'altra domanda perché mh, non so, io sono aperto, non so tu direttore a qualsiasi tipo di credenza. Assolutamente sì. Però vorrei anche cercare di abbinarla un po' di conoscenza, no? Cercare di capire fondamentalmente. Le faccio una domanda secca. L'ufologia è scienza o pseudoscienza e soprattutto il compito dell'ufologo ruota attorno anche a come eh, gli UFO sono raccontati nella cultura di massa? Ottima domanda che richiederebbe due parole in più. Sì. Allora, parliamo di due cose molto diverse che per una sorta di slittamento semantico ormai si sono eh, unificate. Parlare di ufo di ufologia vuol dire parlare di una medaglia che ha due facce. Una faccia è il fenomeno e l'altra faccia è il mito. Il fenomeno è l'insieme di persone che raccontano di avere visto qualcosa di strano, normalmente mm. in cielo, e che non si sanno spiegare. Il nostro lavoro consiste nel raccogliere le testimonianze, nel cercare una spiegazione, se c'è, e io vi dico che nel 90%, forse di più, delle testimonianze in realtà c'è una spiegazione in termini razionali, convenzionali, sia naturali o artificiali, possiamo discuterne. E c'è un residuo non spiegato, che sono gli UFO in senso stretto, non l'UFO in senso lato, che dicevo, ho visto una cosa strana. Quello che rimane non identificato dopo un'analisi da parte di persona con competenze, e questo è l'UFO vero e proprio. E fin qui è il fenomeno. Però a partire da, diciamo, dal secondo dopoguerra, quindi dall'ultima guerra mondiale, si è sviluppato, potremmo anche qui discutere se parallelamente, se è nato prima l'uovo prima la gallina, un mm. mito. Il mito UFO è un'altra cosa, è l'insieme di nozioni, di concetti, di idee, di immagini, di moltissima iconografia che si basa sulla visita extraterrestre. Anche qui, amici, nemici, invasori, fratelli dallo spazio, c'è cioè un dibattito... Sì. sì. Beh, anche dal punto di vista cinematografico c'è questa visione poetica, pacifista, potremmo dire, di, di Spielberg, ma poi ci sono ovviamente le, le più recenti versioni che declinano il rapporto tra extraterrestri e, e umani in maniera ovviamente molto bellicosa, come un rapporto estremamente confl conflittuale di invasione e, e quindi ovviamente anche qui la narrazione cinematografica eh, incide. Posso chiederle come è nata la, la sua eh, diciamo passione, il suo interesse verso, verso questo mondo e verso questi studi? Nasce per passione, nasce per passione adolescenziale e quindi l'idea che ci fossero extraterrestri in visita sul nostro pianeta faceva parte, ha fatto parte, fa ancora parte di, un, eh, di una sorta di cultura popolare non appartenente al mainstream, almeno negli anni 70, era una visione controculturale, sì. poi è diventata molto più diffusa a livello di massa e qui c'è molta letteratura anche in ambito universitario sul come, il dove e il perché. Però io sono partito così, come moltissimi eh, adolescenti della mia generazione, a dire ci sono gli extraterrestri, vengono qui, dobbiamo fare qualcosa o studiarli o rivelare la verità alle masse. È un concetto di avanguardia armata, no, di chissà, che porta alla conoscenza. Certo. Questa era certo. una fase molto lontana nel tempo. Ma Bene. lei ci, scusi la domanda un po' volgare, ma lei ci crede? Ho sentito, di... prima, ho sentito parlare prima di credere e non credere ecco dovrei dire che io per forma mentis sì. e cultura mia io rifiuto la parola credere cioè non mi interessa mm. non ha nessuna importanza quello che creda io che credo un altro ma okay. veramente non ha rilevanza perché se ragioniamo a livello di fede boh, ognuno può avere fede in un ideale politico in una fede religiosa qui siamo in un ambito che è completamente diverso se quindi vogliamo, lei ha delle convinzioni scientifiche sull'esistenza torno alla domanda originale se sì. ci vogliamo muovere a livello di ragionamento in un ambito che vuole essere di tipo scientifico, non per tutti, ma sì. per alcuni sì, ecco che quello che conta è partire dai dati e costruire sì. intuitivamente delle ipotesi e seguire un percorso secondo un modo di ragionare e di eh, far progredire la conoscenza che chiamiamo scienza ma che non è l'unico modo possibile. Io oh, potrei certo, dire, certo. il mio percorso è un altro, mi siedo a gambe incrociate dentro un cerchio nel campo, medito, entro in contatto con la coscienza cosmica universale. Non fa parte del mio modo di, di ragionare. Ok, io credo che dalla regia possiamo far vedere qualche foto esatto, che il dottor sì. Russo ci ha gentilmente concesso di mostrare anche al pubblico il canale 264. Queste che sono delle, degli avvistamenti, dottor Russo? Allora, nel 90% delle testimonianze di cui parliamo si parla di che cosa? Non tanto di astronavi con i, i piedini e, e gli oblò, ma si parla di luci viste in cielo. Sì. Luci che possono essere strane per come si muovono, per come stanno ferme, eh, per quanto durano, per il loro colore, quindi per la dinamica o per l'aspetto. Quella che vediamo è una foto, ovviamente un tempo di esposizione lungo, perché essendo una foto notturna per riuscire a impressionare quella che all'epoca era una pellicola, è eh, un negativo sì. fotografico. È rimasto aperto eh, l'obiettivo per qualche secondo e quindi vediamo delle luci che si muovono e si muovono, diciamo così, di conserva insieme in una virata e hanno impressionato la pellicola in questo modo. Ecco che il 90% delle testimonianze sono quelle che noi chiamiamo, seguendo uno schema di classificazione e lo stesso da cui deriva quell'espressione incontri ravvicinati del terzo tipo poi mutuata da Spielberg, queste sì. sono luci notturne. Sono luci, scusi, sono luci notturne. Notturne. Not notturne. Anche okay. perché di notte tendenzialmente si vedono luci, se no non si vedrebbe niente, se un oggetto è scuro di notte come i gatti è grigio e non si vede. Esatto, esatto. Russo, davanti a una foto evidentemente no, possiamo esprimere pareri, opinioni, sensazioni. Abbiamo visto però ultimamente anche molti video eh, con eh, al centro appunto dell'attenzione degli oggetti non identificati che per caratteristiche no, portavano a pensare ha delle forme aliene di vita, ma perché? Perché magari l'oggetto andava a velocità stratosferiche o comunque altri tipi di caratteristiche del genere. Si è parlato di nazioni potentissime che testano nuove tecnologie. Io le chiedo, ma potrebbe essere anche dichiarato apertamente o il fatto di fare questi test in mezzo all'oceano alimenta in un certo modo anche il mito dell'extraterrestre? Volutamente intendo, eh, russo. C'è stato anche quello, non è la spiegazione, mm. ma è sicuramente una spiegazione di alcuni episodi. Faccio un esempio, alla fine degli anni 70 ebbe una grande rilevanza un insieme di avvistamenti spettacolari in Russia, in quella che all'epoca era ancora Unione Sovietica, perché parliamo del 1977, meduse luminose viste da migliaia di persone, eccetera, e si parla di UFO extraterrestri sulla stampa sovietica. In realtà c'era un cosmodromo da cui lanciavano i satelliti spia a Plesetsk, e alle autorità sovietiche faceva gioco per ingannare la propria popolazione, non certo le spie eh, americane che sapevano esattamente tutto, a diciamo, spingere questa interpretazione in chiave di avvistamenti UFO. Simmetricamente l'area 51 ha utilizzato una copertura di tipo aliena, quindi basi sotterranee, esperimenti con eh, retroingegneria su oggetti extraterrestri, per coprire altre cose che avevano una rilevanza militare e non solo militare abbastanza importante evitando che ci si desse a livello almeno di giornalismo serio troppa importanza, perché sì. non dico veniva screditato, ma comunque questo tipo di copertura in passato è stata utilizzata è chiaro, mm. stiamo continuando a vedere delle immagini ovviamente molto, molto suggestive ah, è chiara però, eh, attenzione è <ride> <ride> gold. questa è chiara <ride> dottor Russo, una bella, una bella astronauta eh, <ride> sì, questo è un fortissimo ingrandimento di una foto che in realtà mostrava un oggetto luminoso, molto più piccolo che non questo, infatti è abbastanza sgranata, mm. e poi potremmo discutere di quando, dove, cosa, eccetera, mm. però dà l'idea, dà un'idea abbastanza precisa di descrizioni che davvero arrivano da persone, persone credibili che vedono cose incredibili, disse una volta un astronomo americano che si, si occupava di UFO. E quindi ah. c'è quello, ci sono anche avvistamenti di oggetti, e io ho detto prima che la maggior parte sono luci, ma abbiamo anche osservazioni di giorno di oggetti che sono invece opachi o viceversa che riflettono la luce del sole, quindi hanno un aspetto, tra virgolette, metallico, i famosi dischi... Aspetta, tor tor torniamo un attimo a quella precedente, così ci fa... ecco. Di che cosa si tratta qui? Perché vedo, uh, questi sono oggetti per la... E eh, queste non sono UFO, sono Quei oggetti sono... ben terrestri, sì, mm. perché ci sono anche delle località in cui il numero di osservazioni è frequente, è ricorrente e sono state anche messe in piedi delle stazioni di osservazione di registrazione fotografica sì. o visiva, di rilevamento, non so, di campi magnetici o di emissioni radio. Questa che vediamo è in Norvegia, in una vallata che si chiama Esdalen, dove fin dagli anni Ottanta eh, i racconti, diciamo così, degli abitanti del luogo hanno mosso degli universitari, quelli che vedete nella foto vicino al traliccio, sì. pensate che ehm, hanno partecipato anche scienziati e tecnici italiani alle ricerche in questa vallata norvegese. Noi stessi abbiamo finanziato alcuni anni fa, Progetto che comprendeva appunto la costruzione di alcune attrezzature e l'installazione in quella vallata. È e stato realmente... proficuo? È emerso sì qualcosa? E no, sì e no, perché il, be... uh, il bello il brutto, a seconda dei punti di vista dell'argomento UFO, è che non è mai risolutivo, cioè ti dico o non ti dico, mi vedi o non mi vedi, ti mm. mostro o non mi mostri e non si arriva mai a nulla. Una delle ragioni per cui prima si parlava del valore simbolico. Uh, a livello culturale, no? di, di immaginario, mm. parlava di cinema, di letteratura, dell'UFO, è che l'UFO somiglia per molti versi a un test di Rorschach, che è mm. uno di quei test psicologici fatti con le macchie di inchiostro, sì. dove lo ognuno ci fa vede vedere. quello che vuole. Sì, e dice, cosa vedi qui? E ci vede il cavaliere a cavallo. Ecc. Allora sì. l'UFO ci dice molte volte, molte volte, e quando lo esaminiamo, quando ne discutiamo, quando leggiamo e scriviamo, ci dice molte cose su di noi più che non sull'essenza del Fenomeno è difficile comunque separare riuscire a separare l'osservazione, lo studio delle osservazioni da tutto l'insieme poi di idee, di credenze di quello che uno vuole trovarci o che ha paura di trovarci, dicevamo, gli amici o i nemici a seconda dei punti certo, di vista. Questo, certo. ad esempio, è un alto cumulo lenticolare: sembra un bel disco volante, ma è una nuvola. Noi, che siamo io, vivo a ridosso delle Alpi e sopra le montagne, dalle nostre parti, nuvole, gli altocumuli, che prendono una forma circolare, sono molto più frequenti che in altre zone, ad esempio d'Italia, e ogni tanto abbiamo dei bellissimi dischi C'è una foto che gira da alcune settimane di una cosa simile, ma molto più spettacolare, sopra l'Etna, sopra il vulcano, Sì. ed è un bellissimo disco volante nubiforme. Ah, ecco, bene. Bene, Ci no, sono... Russo, okay. fa, fammi f fare una f domanda di cui mi pentirò nel momento esatto in cui Russo mi darà la risposta. Già ne sono... È, è il bello delle due esatto, domande. <ride> esatto, già ne sono... Sicuro, perché ragionavo, no? ovviamente da profano russo, questi avvistamenti avvengono sul nostro pianeta il più delle volte in zone no? o assolutamente deserte, in mezzo all'oceano. Scusa, all aggiungo solo una cosa, sì. in che zone dell'Italia ci sono più avvistamenti? Ecco, ecco altra la, cosa. Tra parentesi, a parte la Norvegia che abbiamo visto prima. Allora, se parliamo di avvistamenti in generale, seguono esattamente la distribuzione della popolazione, quindi il numero di segnalazioni è maggiore nelle città dove c'è più, più potenziali testimoni. Oh, ecco. È dove c'è meno popolazione. Ecco, allora mi aiuta a portare avanti la domanda che volevo farle. Questi avvistamenti avvengono in questo modo, in questi posti, con questi requisiti. Poi, però, quando è l'uomo ad andare nello spazio e magari ci resta, che ne so, pure un anno, un anno e mezzo, abbiamo visto la Cristoforetti, Nespoli, no? hanno passato ma la maggior parte della loro vita nello spazio fosse passato un UFO manco a pagarlo. Cioè è una e domanda che stupida, non lo dicono. Non, non eh, lo dicono, non lo so. Non darsi che eh. abbiano l'ordine di non dirlo, no? Com'è la può... storia? Intanto dovrei dire che avvistamenti di cose strane da parte di astronauti ce, ce ne sono, sono. stati, ah. c'è una bella raccolta, però Beh. il vero problema è un altro, noi stiamo discutendo di una cosa che è qui, non che è là. Ah. Gli UFO si vedono sulla Terra, stiamo parlando di qualcosa che potrebbe anche non venire da fuori ed essere qua. Prima parlava di potenze terrestri, c'è anche chi è andato su delle ipotesi più esotiche e fantascientifiche di realtà parallele, di nostri discendenti che vengono dal futuro, di cose paranormali. Ora io non credo a queste cose perché ho detto che non credo, mi limito a esaminare i dati, però se ne è parlato. Ecco, di ipotesi, se uno vuole, ce ne sono tantissime. Ah, sicuramente ah, sì. sì. Senta, ma eh, voi che Questo dati avete? La stava vedendo. La vede questa. Sì. Questa sì. fa parte di una ripresa eh, a bordo di un volo Apollo. Quindi è stato ripreso da astronauti in orbita intorno alla Terra. Quella luce che si vede. E una coppia di luci che si muove: è un filmato. una coppia di luci. Certo, nello spazio è una coppia di luci è un po' più difficile. Scusate, io non ah. sono né un astronomo ah. né un fisico. Però al lume di naso eh, mi porta a pensare che appunto una luce di questo tipo sia un evento particolare e non a caso. Eh, ecco, eh, quello invece quello che vediamo ora dovrebbe essere un alieno, no? l'autopsia! L'Alien Autopsy. Anche qui è stato fatto un film un po' più di nicchia, ma molto carino: che si chiama Alien Autopsy. L'ho visto incredibilmente per caso ma, eh, eh, ma... Più. lei parla di un film ma questa cosa quando sì. probabilmente qualcuno di tutti noi vabbè eravamo tutti più giovani quindi sì. nel 95 ha fatto un certo furore sulle televisioni di tutta Italia di tutto il mondo l'Italia ha pagato una cifra spropositata per mandare in onda nel programma di Minoli questo filmato e un tizio che tra l'altro era un italo inglese dal cognome napoletano io ho un cognome meridionale, quindi non vorrei essere. No, 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 di no, razzismo, no. E ha portato a casa dei bei soldi con questa vicenda, salvo poi qualche anno dopo tentare di portarne a casa degli altri dicendo l'avevo fatto io, l'ho costruito a tavolino. <ride> e, no, vabbè. vede perché? No, questo è importante perché mh, ci fa capire anche la bontà della scelta di rivolgersi di rivolgerci al vostro centro studi. Mm. Eh, Attorno al mondo UFO, lei lo sa meglio di me, ci sono anche ovviamente de dei fenomeni di, di cialtronismo, no? di, di eh, non so come definirlo, di spettacolarizzazione, dove invece si enfatizzano determinate cose cercando di farle passare per vere a tutti i costi. Voi, il vostro rigore, io da quello che ho capito anche la chiacchierata con, voi, con lei, è che si parte dall'innanzitutto sgombrare il campo dagli equivoci di tutti i tipi, culturali, subacculturali. Eh, dei, dei cialtroni che pubblicano cose che, che non c'entrano nulla, e poi c'è tutta la parte dello studio. Mi sembra di capire questo, no? È troppo, raccontato così è troppo bello, sembriamo anche troppo fighi, no? In realtà, <ride> non è che ci sia la necessità solo di separare, come sembrerebbe da, dalle sue parole, il grano dall'olio. Questa qui è una foto scattata da un pilota militare italiano. Ah, facciamo vedere quella di prima. Era sì. Sì. Era prima. Mettiamola sì, in evidenza. No. Bravo. 1979, è eh, passato un po' di tempo eh, sopra l'aeroporto di Treviso. Un ricognitore, un G91 dell'aeronautica militare che era in ritorno da un volo di pattuglia, viene dirottato perché dal radar vedono un oggetto. Eh, e da Terra lo osservano una specie di siluro nero. Sì. E quindi questo maresciallo pilota viene mandato e scatta tutta una serie di fotogrammi girando intorno a questo silurone che si librava nel cielo finché poi l'oggetto se ne va. In realtà lui ha anche finito la. Eh, diciamo la pellicola, stiamo ancora parlando di pellicole fotografiche mm. nel 79 sì. e via. Poi l'aeronautica militare, l'ufficio di studi, in realtà dell'aeronautica militare, disse che si era trattato, secondo le loro analisi, di un pallone pallone giocattolo che all'epoca andava abbastanza di moda si chiamava guarda caso UFO Solar. Ah. Era una specie mm. di bidone, no, come posso dire, sacchi della spazzatura nei rede sì, 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 sì. scaldandolo al sole, l'aria dentro. E restava più rarefatta e leggera si sollevava eccetera eccetera questi vennero messi fuori commercio qualche anno dopo quando uno di questi sigari volanti causò una quasi collisione con un volo aereo al confine tra l'Italia e la Sidera e quindi venne vietata poi la, la, la ventola però fino adesso noi con lei ci siamo eh, diciamo soffermati soprattutto su quelle che lei sta spiegando essere state degli abbagli no? rispetto al tema UFO. Ci dice qual è, secondo lei, la cosa invece che, che più eh, fa propendere, cioè la cosa che, di cui lei è venuta in possesso, ha studiato, ha visto immagini che fa più propendere no? eh. dell'esistenza eh, di, di extraterrestri, adesso io so, ho difficoltà, a trovare, perché lei è una persona molto rigorosa, quindi ho anche difficoltà a esprimermi, appunto di, di, di conferma della presenza degli UFO sulla Terra, cioè qual è la prova secondo lei più importante di cui siete venuti in possesso come centro studi? Allora, se parliamo di prove di extraterrestri sulla Terra, dove dire non ce ne sono, non, non ce ne sono. abbiamo, non ne esistono. Eh, se parliamo invece di fenomeni non spiegati, di oggetti non identificati, di testimonianze non spiegabili, ce ne sono, ce ne sono tante. Tante, nel senso che stiamo parlando di molte decine di migliaia, non di poche. Cioè, pensate questo, il numero di persone che in Italia dice di aver visto un UFO è circa 3 milioni e mezzo di persone, ah. quindi mm. il 6% della popolazione adulta, dati DOXA. Eh, vuol dire che c'è tanta gente che vede cose strane. Di questo, se anche solo l'1% sono, come in effetti sono, casi che noi non riusciamo a spiegare, ecco che esiste un residuo non identificato. Che ci dice c'è qualcosa da capire che non riusciamo a identificare, però, da qui dal dire non sappiamo cos'è, al dire sono prove di estraterrestri, sarebbe certo, come certo. dire abbiamo tante eh, furti nelle case di cui non riusciamo a identificare gli autori certo. e quindi ipotizziamo che vengano da altre galassie. Non è esattamente così, cioè è un salto logico un po importante, eh, ah, un po' sì. drammatizzato. Uno... Sì, un'ultima domanda perché stiamo andando lunghi, però è talmente interessante e coinvolgente, no? non possiamo esimerci dal fare l'ultima domanda al nostro ospite. Elon Musk recentemente ha detto, vendo tutto perché voglio costruire una città su Marte. Le chiedo, secondo lei rischia di trovarci qualcosa o qualcuno? Perché insomma nella narrazione comune i marziani dovrebbero venire da Marte, non lo so. <ride> Questa non cioè, è colpa C'è una lunga storia, no, una lunga non storia tutte per cui mi riesco. Avrebbero dovuto venire da Marte, tra l'altro eh. la colpa, ahimè, di un italiano, di un astronomo italiano che si chiama Schiaparelli, stato mm. anche ministro del, del Regno d'Italia, ma ci porta troppo lontano. Non credo che su Marte troveranno eh, i marziani come ce li immaginiamo in fantascienza. Mm. Magari da qualche altra parte sì, potrebbero esserci benissimo, ci saranno senz'altro, da qualche parte extraterrestri. Eh, anche più belli, più bravi, più furbi, più potenti di più noi. No. Non è detto che quello che stiamo vedendo adesso qui noi siano l'espressione di quel tipo di certo. civiltà aliena. Chissà eh. quando, quando avvisteranno Elon Musk su Marte, <ride> su Marte ci invieranno le foto a noi dicendo: ma chi è questo? Eh, non glielo <ride> spiegheremo. <ride> eh, saremo spietati. L'inventore della Tesla. <ride> saremo spietati. <ride> Vabbè. Grazie, Russi. Grazie davvero, Edoardo. No, solo un'ultima curiosità perché siamo partiti da, da Trump dalla politica. Ma i governi si interessano a questo argomento oppure no? Sì, sì, sì. c'è moltissimo materiale anche declassificato che un tempo era riservato da parte di molti paesi. Vorrei dire tutti, ma non posso perché non ho idea di, di, di tanti paesi. Però quelli che contano a partire mm. dall'Italia, arrivare fino agli Stati Uniti, dall'Unione Sovietica, Francia, Inghilterra. Hanno condotto indagini, hanno raccolto materiale, anche perché la difesa aerea fa parte delle prerogative di tutti i governi e c'è moltissimo materiale con avvistamenti anche molto interessanti e molto strani, non tutto spiegabile. Bene, Bene se vi interessa l'argomento e continuare a approfondirlo, il Centro Italiano Studi Ufologi, grazie al dottor Edoardo Russo, grazie davvero per questo confronto interessante e estremamente eh, peculiare nelle, nelle descrizioni di tutti di Tutte le sfaccettature che gravitano a questo, questo tema che ovviamente suscita sempre grande, grande curiosità. Le grazie auguro una buona serata. Grazie. Buonasera, Buonasera, grazie. Grazie. E allora, tra poco torneremo sulla Terra dopo questo viaggio, c'erano sì. delle immagini. No, ma poi quando spaventose. le guardi, rimani, no? perché diceva sì, questo delle, è un UFO. Una eh. delle ultime si vedeva proprio questo oggetto metallico. Eh. Però, ecco, abbiamo voluto proporvi. Eh, Edoardo Russo e il suo centro studi proprio perché volevamo evitare il facile sensazionalismo mm. eh, proprio perché credo che sia un argomento anche serio serio assolutamente da trattare mentre solitamente viene un po' messo derubricato in intrattenimento no? a proposito eh, di sì. Trump guardiamo la risposta di Obama che durante un uh, talk show uh, americano eccolo qua ha, ha fatto lo spiritoso e ha detto: Chiesto informazione sugli UFO. Ma è tutto quello che posso dire. <ride> Barack Obama, ospite di Stephen Colbert, appunto, prende in giro, prende in giro Trump. E eh, vabbè, questa è poi è eh, l'altra faccia della medaglia. Ovviamente, ci si fa tanta tanta ironia su questo argomento però una caratteristica di Nautilus è che noi prendiamo tutto molto sul serio assolutamente, cerchiamo di restituirvelo altrettanto seriamente però adesso c'è, corre l'obbligo eh? mettiamola, corre l'obbligo di allontanarci per un paio di queste minuti Questi anni 50, Dai, anni. Dai, vai, siamo vicini a Leijar <ride> bravissimo, bravissimo noi nel frattempo ci scartiamo uno dei regali che abbiamo posizionato qua sotto, è vero, quello sono curioso. Grosso, Anzi, rosso grazie. è mio Ok, Vabbè. scartiamo e torniamo. Ciao. Ciao.